Salve amici, oggi andremo a vedere 5 metodi per prendere appunti durante le nostre lezioni. Il primo, quello più conosciuto, sicuramente è il metodo Corner, dove andiamo a dividere il foglio in tre, in cui abbiamo una sezione dove prendiamo appunti, una sezione dove andiamo a vedere le parole chiave e l'altra dove riassumiamo e facciamo domande. Il secondo metodo è quello charting, ovvero andiamo a dividere il foglio in colonne, segniamo gli argomenti, le loro parole chiavi e via. Ovviamente se gli argomenti sono tanti è consigliabile un foglio più grande. Il terzo è il metodo mapping, andiamo a segnare l'argomento principale e poi man mano colleghiamo tutte le info. Anche qua l'ideale è essere sintetici. Quarto metodo, personalmente quello che utilizzo di più, è il metodo outline. Qui trascriviamo tutte le info sotto forma di lista. L'ideale sarebbe anche giocare di rientranza per capire bene la gerarchia delle info. Anche i simboli sono molto utili. Ultimo metodo, non semplicissimo, sicuramente il metodo sentence. Ci dividiamo in più fogli catalogati e al loro interno ovviamente segniamo le frasi con le parole chiavi contestualizzate.